ragazzi, benvenuti in questa nuovissima puntata su Clash Royale. Prima ho detto, la puntata scorsa ho detto Clash of Royale, che non esiste. Clash Royale, va bene così. Si vedono che le cuffie sono illuminate, sì, si vedono, è vero. Anche la punta del microfono, vedete come si illumina? Dite la verità, vedete? Posso anche disattivarla facendo così. E così si attiva, dite la verità. Qualcuno di voi ha detto il microfono, cioè le cuffie le ha messe al contrario. No, in realtà no, perché il microfono si abbassa solo così, dietro non si abbassa, quindi è questa, forse è la telecamera che è girata. Perché sì, l'ho girata, perché no, non l'ho girata più. Effettivamente io potrei capovolgere, ecco, così è capovolto. Così se io faccio a destra risulta a destra, non è aspetto. Ok, va bene così. Rimettiamola normale. Ok, siamo pronti per un'altra battaglia. In modo da guadagnare, dobbiamo guadagnare almeno due corone per aprire il baule delle corone. Quindi iniziamo subito. Speriamo che questa volta ci vada bene. Gli diciamo buona fortuna. Ok. Yuhuu. Anche lui mi ha detto buona fortuna. Vado subito di gigante e arcieri. Lui è andato di moschettiere e arcieri. Ah, allora non voglio sprecare. Aspettiamo che carica. Io quasi quasi andrei di frecce qua. E gli butto una bella strega. E il bombarolo. Però la strega è quasi morta adesso. Ah. Non ce la fa. Ok. Adesso aspettiamo di nuovo che carica e buttagli un altro gigante. Ok, butto gigante e moschettiere. Frecce! Aiutatemi! Bam! Distrutto! Vado di arcieri! Oh, ah, cazzarola, se l'ha fatta! Vai di strega! Strega e bombarolo, vai! Elisir extra, cavaliere, arcieri, frecce! Bombarolo! Gigante. Il moschettiere. Cavaliere. Frecce. Cazzo, non riusciamo a guadagnare niente. Palla infuocata. Bombarolo. Arcieri. L'abbiamo persa questa. L'abbiamo persa questa l'abbiamo persa. Non sono riuscito a guadagnare nemmeno una. Porca miseria, ci è andata male. Facciamone subito un'altra. Come cacchio si chiama questo? Come si pronuncia sto nome? Allora, subito di gigante. Aspetta un po' e ci butta anche la strega. Bombarolo.
Ah, bastardo, mi ha buttato la cosa. Vado sempre sul lato sinistro, chissà come mai. Moschettiere e arcieri. Va di cavaliere qua davanti. Gigante. Bombarolo. Aspettare e gli butto una strega. E degli arcieri. Vai col cavaliere. Frecce. Bombarolo. Strega. Arcieri. Gigante. Cavaliere. Bombarolo. Frecce. Arcieri. Gigante. E cavaliere. Parità. Strega. Frecce. Oddio. Gigante. Bombarolo. Voglio aspettare un po' per la strega. Strega. E moschettiere. Ah, lui con queste palle di fuoco. E io la butto anch'io. Vaffan triplo. Frecce. Bella partita. Non abbiamo fatto niente. Parità. Perché forse nessuno di noi aveva una carta particolare per poter vincere. Ne facciamo un'altra e dai! Questo è Tesara, ora voglio attaccare sulla destra. Ok, allora per adesso facciamo moschettiere e bombarolo, vai. Ah, la strega, io butto il cavaliere. Ok, aspettiamo un po'. Io adesso vado di gigante sull'altro lato e arcieri. Ok, lui rimarrà in difesa su questo lato qui, diciamo. Moschettiere. Vai, ho distrutto. Una palla di fuoco qui. Va, ma l'ha distrutto anche lui. Ok, no, ho sprecato un bombarolo.
Vai, butto il gigante di là e gli arcieri. Però io qua sto perdendo, eh. No, ce l'ho fatta, ce la faccio a resistere. Vai! Evviva, almeno l'abbiamo vinta una. Abbiamo le tre corone. Penso che siamo riusciti ad aprire il baule d'oro. Che bello! Abbiamo un baule d'oro, abbiamo le stelle. Apri il baule della corona. Ok, oro, delle gemme e goblin lancieri. Chissà che sono. Bombarolo, vai! Aumentato di bombarolo, aumentato di goblin, 12 su 2. Moschettiere, mamma mia. Quindi possiamo migliorare questo. Ok, poi i goblin li possiamo migliorare. Di tanto li possiamo migliorare. Vedete, migliora. Quindi forse adesso potranno servire. Di livello 3. Che cosa ho io di livello 3? Niente, solo le frecce. Quindi potrei usare questo al posto di questo. Effettivamente questo è un livello 3. Vediamo come va. 6 di 4, migliora. Miglioriamo pure questo, il bombarolo. Così lo faccio diventare anche lui di livello 3. Ottimo. E si goblin lancieri, ne vogliamo parlare? Che cosa fanno? Questa la strega è ottima, il bombarolo è ottimo, il lancieri. Forse questo, però questo è livello 1. Aspettiamo magari di aumentarlo più di livello. E poi decidiamo. Ottimo, ottimo, ottimo. Adesso non possiamo aprire questi bauli fin quando non finisce questo. Che palle! Facciamo un'altra battaglia, così vediamo quei goblin adesso di livello 3 se sono davvero efficaci. Ok, 5, 6, 7, 8. Quindi già potrei usare questo e questo. Ok, lui attacca dall'altro lato, quindi adesso vediamo i goblin di livello 3. Sono gli stessi che ha anche lui. Gli arcieri di qua. Ah, mi ha distrutto la strega di qua per difendere. Cazzarola! Cazzarola! Che scemo! Ops! Mi sono fatto! No, non voglio valutare. Ma mi ha fatto subito, voglio fare un'altra allora. Cioè con due armate mi ha fatto. Che non mi sono difeso. Ok, lui attacca di qua e lui attacca da quest'altro lato. Ma con il gigante e la strega. Ah, anche lui ha la strega. Ecco, l'ha usata per difendere. Io gli lancio le frecce al gigante. E gli butto anche io i goblin. Però io sono di livello 3. E quindi l'ho sconfitto. Gli butto il bombarolo di qua. Ah, però è morto. Morta la strega, quindi non servirà molto. Devo aspettare, voglio aumentare un po'. Quindi vado di gigante e moschettiere. E vai, andiamo anche di arcieri. Anche lui l'ha messo gli arcieri. Bam, distrutta. Una è fatta, vai di goblin. Può darsi che servano a qualcosa. Vediamo un po'. Li distraggono almeno un po' mentre loro attaccano. Ok. E gli butto una sfera infuocata. Boom.
così almeno ho il gigante. Allora, 5 elisir, devo aspettare un altro po'. Vabbè, questi gobletti che cacchio fanno? 8, 9 e 10, vai, strega gigante. Arcieri. Bombarolo. Vai che lo distruggiamo, vai che lo distruggiamo. Vai così! E l'abbiamo distrutto! Abbiamo perso solo una torre, ma l'abbiamo distrutto. Grande! Un altro baule! Che bello! Stiamo facendo la collezione dei bauli! Ebbene così! Anche quest'altra puntata su Clash Royale è terminata. Lasciate un bel like se volete che la serie continui. Io vi ringrazio come sempre per la visualizzazione del video. E vi invito come sempre ad iscrivervi al canale, alla pagina Facebook, quella di Google Plus. E da Zerk è tutto, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!